Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft dell'episodio 4 di questa serie. Allora, oggi andiamo ad esplorare la zona della foresta nera che avevamo trovato nel primo episodio, dove eravamo spawnati e avevamo trovato la foresta nera. Ok, adesso andiamo volentieri perché siamo attrezzati bene, ragazzi. Qui mette un po' di ansia stare qui perché poi sbaglio che cade, muoio, però speriamo. No, che non siamo caduti. Allora, andiamo nella foresta nera a vedere cosa ci possiamo. No, ragazzi, ho dimenticato il cavallo. Ma va bene così, non importa. Meglio così, così almeno non posso. Anche se magari ci attacca uno zombie, non l'attacca anche a lui, quindi secondo me può andare bene così. Però dobbiamo ricordarci che è lì la nostra casa. Vai. Allora. E qui prendiamo le canne da zucchero e ricordiamoci solo che è lì, dobbiamo seguire il fiume. Ragazzi, siamo pronti ad esplorare la foresta nera. Madò, non so cosa ci troveremo, ma dobbiamo stare attenti perché nella foresta nera, vabbè, quante volte avrò detto foresta nera, vabbè, che ci sono parecchi zombie. In pratica dobbiamo andare verso di là per non perderci, quindi facciamo una roba così. Poi se ci avanzano i blocchi facciamo anche un castello per dire che noi siamo passati per di qua. Ok, allora, avanziamo la render distance, che qui è bedrock, quindi potremmo andare a avanzare fino a tantissimo. Quindi andiamo su video, non campo visivo, ma un po' più sotto. Andiamo. Ah no, abbiamo già tutto intero, che okay, allora, vabbè, ricordiamoci solo che per di là. Ok. Bene, bene. Siamo qui, cerchiamo di non morire, infatti dobbiamo stare principalmente sopra gli alberi. Perché ragazzi, qui bisogna stare attenti, molto attenti. E qui, visto che ci sono molti alberi, qui è molto facile che spawnino mostri e altri mob del genere, quindi occhi aperti che potremmo veramente perdere. Tanto lì la nostra zona, qui veramente c'è una bella spiaggia, sinceramente, non male. Qui sotto c'è una zona, zona, sì, vabbè, vediamo se no, non abbiamo nemmeno una crafting. No, un enderman ho sentito. Ragazzi, cerchiamo proprio di non morire. Non scendiamo lì sotto, che possiamo magari trovare un'orda di zombie, scheletri, tutto quello che pensate, perché è vero. Può esserci di tutto. Vero che ragazzi, qui non abbiamo ancora preso neanche il carbone in questa serie. Quindi dobbiamo farlo, perché se no, che non prendere il carbone cos'è che è? Ma non si può. Poi ragazzi, non so se fare la nostra casa. Non so se fare la nostra casa nella savana, perché come bioma, allora, nel primo episodio ho detto che mi piaceva, ma pensandoci non è la migliore delle scelte, perché nella savana di materiali non ne trovi tantissimi. Poi lì è una zona molto ma molto sospetta, quindi meglio farla o in pianura. Andiamo ad esplorare fino a trovare una pianura, o non lo so, lasciamo lì. Comunque lasceremo tutti i nostri allevamenti, i nostri villager, cioè tutto, per andare
cercare un'altra zona più tranquilla, perché là qui no. Magari continuiamo ad andare avanti verso quella valle e cercare qualche pianura o un posto molto alto per accamparci, perché qui non mi ispira. Già troviamo segni di Herobrine, quindi non è nulla di così tanto speciale, cioè meglio non stare nella savana comunque. In quel video in cui andremo a trasferirci sarà il prossimo, perché ci ho già pensato, che non è brutto, cioè, non è bellissimo stare verso la savana, ma meglio accamparci in una zona più tranquilla e sicura. Ecco, intanto sta già divenendo notte. E noi dobbiamo scappare. Ragazzi, lì c'è una pianura. Ok. Va bene. Mangiamo. Non abbiamo scelta. No, aspettate, non lo so, ragazzi. Allora, se la zona qui, dove vicino alla savana è una pianura ed è tranquilla, magari ci accampiamo qui anche. Per noi non è un problema. L'importante è che ci siano, ok, sì, qui è una bella pianura, possiamo dire di sì, ma dobbiamo andare verso il nostro villaggio, che è da quella parte. Ma comunque, sì, qui è una pianura. Magari ci allontaniamo un bel po' dal villaggio, perché non mi piace come bioma, veramente. Sinceramente non è bella la savana. Ok. Vabbè, comunque in questo video ho fatto un po' di chiarimenti, perché vabbè, qui abbiamo fatto abbiamo preso molti materiali, quindi ci sta, possiamo accontentarci così. Tanto sono arrivati i mob, ma noi siamo tranquilli, tranquilli, li ignoriamo, andiamo cauti. Siamo qui, non c'è nulla. Andiamo qui, non c'è nulla. Dovrò entrare qui, dove c'è un villager che dorme. Io gli prendo il pane, anzi, lo lasciamo qui. E lo facciamo andare via. Non voglio prendere nulla, vai, andiamo a dormire. Ok. Allora, adesso andiamo ad esplorare la pianura qui vicino, che mi sembra una zona migliore per stare. Fatemi vedere, così magari nel prossimo video ci andremo ad accampare. Di vedere di sopra qui, no? Allora, già che ci sono molti fiori e un bioma che mi piace, i biomi dove ci sono molti fiori, poi ci sono magari anche le api, mi piacciono. Quindi magari lasciamo nel villaggio tutto e ci accampiamo qui veramente. Vero che c'è il mio cavolo, non ho pensato che c'era il mio cavallo. Allora, aspetta, ragazzi, non ho pensato che c'era il mio cavallo. Quindi, allora, qui una bella zona, sinceramente sì, dai, vicino alla miniera lì no, perché non è la migliore delle cose. Ragazzi, qui magari no. Che ragazzi, ci facciamo una barca e lasciamo tutto alle spalle. Ok, andiamo a cercare qualcosa di più sicuro per noi. Abbiamo una barca. Vabbè, ragazzi, il nostro cavallo lo lasciamo lì, perché non possiamo trovare
una zona per metterlo nella barca, quindi possiamo anche tenerlo lì che tanto è al sicuro. Beh, l'abbiamo tenuto dentro un buco, ma vabbè, dai, facciamo finta che è in libertà. Allora, prendiamo una barca che non la troviamo. Come si facevano? Come si facevano le barche? Questa? La pala. E ci da quando? Vabbè. Facciamoci una pala. E allora prendiamo questo. La barca. E andiamo a... posso dire a migrare verso un'altra zona che magari è anche più bella, non si sa. Ok. Ma ragazzi, questo video si conclude qui. Quando si conclude qui, e il prossimo video sarà un nuovo inizio per noi, perché andiamo ad esplorare nuovi territori per andare ad accamparci. Quindi ragazzi, restate sintonizzati nel mio canale, perché succederanno veramente molte cose. Vabbè, ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E arrivederci a tutti.